adesso. Dicevamo Pinot Nero, anzi Spätburgunder, che è il nome con cui Pinot Nero viene chiamato in Alto Adige. E sapete, il Pinot Nero invece la patria è la Borgogna, che è il posto dove adesso crescono e vengono moltiplicati i vini più costosi al mondo e più ricercati, per un fattore di bontà ma anche per un fattore di numeri. Rispetto a Bordeaux e altre zone dove si fanno veramente centinaia di migliaia di bottiglie di una etichetta, in Borgogna i numeri sono 5-6 mila, 3.000 bottiglie, pensate a Romanée Conti, insomma sono un ettaro 81 che ogni anno dà 7-8.000 bottiglie che vogliono tutti al mondo, quindi è ovvio che il prezzo, se anche la qualità fosse simile a un nostro grande vino, il prezzo sarebbe immediatamente 100 volte, per fortuna non porta 100 volte un sassicaia ma solo 30 volte, insomma comunque la magia del Pinot Nero anche qui, anche in un vino semplice come questo ce la sentiamo, e l'Alto Adige è forse l'unico territorio italiano che con una certa costanza ci dà dei Pinot Neri non simili a quelli della Borgogna, perché ovviamente sono diversi, ma buoni, piacevoli, equilibrati, che ci intrigano veramente tanto. Il Foradori, Martin Foradori, proprietario di Upstetter, è famoso per Mazzone, è uno del Bartenau, la vigna Bartenau. Mazzone è questa seconda in Alto Adige, appena poco dopo entrate in provincia di Bolzano, sulla sinistra c'è Termeno, sulla destra c'è Mazzon, c'è questo altipiano esposto molto bene dove cresce il miglior Pinot Nero di tutto l'Alto Adige, e Foradori è uno dei più grandi proprietari proprio a Mazzon in questo cru. Se fosse una Borgogna sarebbe un gran cru, sarebbe lo Chambertin dell'Alto Adige e Mazzon, no. Loro fanno Mazzon, fanno Bartenau e poi fanno questo che invece è una selezione di altri uve di Pinot Nero, un vino volutamente più leggero, più fresco e più delicato. Dal colore perfettamente Pinot Nero, il profumo pulito, schietto, nitido, ribes, lampone, un po' di frutta di bosco, mirtillo, la pugna, qualche nota leggermente ammandorlata, qualche speziatura, anche una nota un po' dolce, sembra quasi zucchero vanigliato, anche se questo non fa legno, però è il frutto proprio che ci dà questa sensazione. Sentite in bocca anche qui un effetto simile all'altro, no? L'effetto che al naso ce lo aspettavamo molto più complesso, in bocca è semplicissimo, un vino che deve essere fatto in questo modo, cioè deve andare giù bene, non deve scaldare, non deve sentire traccia alcolica in bocca, e ci deve ricordare ovviamente un po' di frutta in bocca, perché deve, per esempio in questa preparazione dovrebbe essere perfetto, dovrebbe avere una bella freschezza per contrastare il burro o un po' di grassezza, ma anche la speziatura per andare bene sull'anatra. E quindi un Pinot Nero da tutti i giorni, anche questo è un prodotto che sull'enoteca siamo fra 10-12 euro, quindi anche questo 12,50, quindi un prodotto di ingresso anche a tutte le caratteristiche del Pinot Nero e tutte le caratteristiche del Pinot Nero dell'Alto Adige. Buon proseguimento, buona puntata.